Ciao che suoni, eccoci qua finalmente con un audio decente dovuto alle cuffie col filo che vincono sempre su qualunque altro forma di cuffie. L'Inter e Napoli hanno vinto, Napoli secondo me meritatamente, l'Inter in maniera rocambolesca, in dir poco, praticamente senza tirare in porta ha vinto, ma con un rigore molto così, ma vabbè, non ci pensiamo troppo. Certo è che probabilmente ci aspettiamo altro, nel senso che alla luce delle partite che erano in programma, diciamolo pure, rosichiamo, perché è andato nel peggiore scenario possibile per noi, nel peggiore. Ma questo in realtà non cambia, nel senso che comunque sia il Milan avanti di 3 punti ora come ora, cioè se vince va avanti di 3 punti e ha tutto ancora nelle proprie mani. Vi dirò di più, anche dovesse perdere con tutte e 3 le squadre appaiate, il Milan è davanti, perché classifica svulsa è davanti, quindi anche perdendo domani e anche vincendo l'Inter col Bologna ci troveremmo comunque con in mano il nostro destino. Questo cosa vuol dire? Vuol dire ancora una volta di più che il Milan deve concentrarsi su se stesso, che noi non, nessuno ci regala nulla, nessuno ha mai regalato nulla al Milan, c'è poco da dire. Milan tutte le vittorie che ha fatte le ha sempre conquistate, mentre altri possono dire di aver avuto momenti o di defiance degli altri o vittorie diciamo un po' spinte diciamo dagli ambienti che sappiamo, piuttosto che robe cartonate e via dicendo. Il Milan le vittorie che ha fatto se le ha sempre conquistate col sudore, con la fatica e col bel gioco. E quindi se il destino del Milan fa così, e probabilmente se mai dovesse esserci una futura vittoria, la sarà ancora così. Nessuno ci regala nulla. Il Milan è una squadra che ha sempre vinto quello che doveva vincere, meno di quello che doveva vincere, perché ricordiamoci che ci sono stati anni in cui il Milan aveva oggettivamente meritato grandi vittorie e comunque non ha vinto, se pensi alla ferita ancora aperta con Liverpool, piuttosto che l'anno in cui uscimmo dalla Coppa Campioni con il Deportivo e poi di fatto la vinse casualmente il Porto. Insomma, noi siamo così, dobbiamo capire che dobbiamo lottare, ma questo non deve farci abbattere. Domani il Milan deve rimanere compatto come se nulla fosse, come vi dicevo prima, che non doveva essere importante giocare prima o dopo. Il Milan deve giocare per vincere, punto. Certo, adesso a livello di calendario, probabilmente quello piacevole ce l'ha l'Inter, ma come sappiamo il calcio, soprattutto questo campionato, non ha squadre ammazzacampionato. L'Inter ha vinto con la Juve in maniera rocambolesca e ha pareggiato col Torino, dove meritava di perdere perché è stato annullato, non dato un rigore clamoroso, e l'Inter poi ha segnato al 93esimo. Quindi tutto può capitare, ragazzi. Così come il Napoli ha vinto con autorità con l'Atalanta in maniera molto intelligente, poi ha perso con altre squadre magari meno blasonate, premesso che l'Atalanta non è molto blasonata, o meglio non lo è proprio. Quindi niente, insomma, è andata così. Il mio appello però è: non prendiamoci male, perché comunque, come vi avevo detto, andatelo pure a vedere nei vecchi video, quello del trittico del destino, no? Un video che ho fatto 3 settimane fa, mi pare, in cui parlavo proprio delle 3 partite, che erano quella col... Oh mamma, adesso mi viene in mente, quella prima del Cagliari, il Bologna, la prima, quell'altra, non mi ricordo quale fosse, quella che abbiamo vinto, però sempre 1-0, ma non me la... Empoli, sì, esatto, Empoli, Cagliari e Bologna. E avevo detto, queste sono le partite del nostro destino, in queste partite, noi siamo partiti che eravamo sotto l'Inter, potenzialmente, avevo detto, io direi che è andata bene, il nostro obiettivo è uscirne con almeno un punto, eravamo alla pari, se non sbaglio, con l'Inter, allora, o forse -1, eravamo -1, e il mio obiettivo è, andiamo a +1, cioè andiamo anche a 0, eravamo a -1 prima di quel trittico, andiamo a 0, ora ci siamo fatti la bocca buona perché siamo arrivati a +3,
E poi ovviamente oggi diciamocelo pure, pensiamo di poter arrivare tranquillamente magari a più 6. E sarebbe stata, forse, magari ci sarebbe stato un calo di attenzione, non possiamo saperlo. Ad ogni modo, in queste tre partite noi l'abbiamo preso il nostro vantaggio. E quindi, ripeto, noi cosa volevamo? Di avere il campionato nelle nostre mani. Poi vada come vada, sarà quel che sarà, noi dobbiamo giocarcela al massimo per non avere rimpianti, per non stare a pensare a quel rigorino non dato, a quel con lo Spezia, a quella situazione clamorosa, a il mano di Udogi, a il rigore geografico, cioè il fuorigioco geografico di Giroud. Non dobbiamo pensarci a questo. E l'unica maniera per non pensarci, che non amo parlare di arbitri e tutto, l'unica maniera è fare il Milan. E abbiamo la possibilità di fare Milan, perché ora come ora, malgrado tutto quello che ci è capitato, che possiamo dire, lo diciamo senza problemi, non siamo di certo stati la squadra tra quelle davanti più favorita dagli arbitri, tutt'altro, diciamola così in maniera soft, ecco, non siamo certamente quelli più favoriti dagli arbitri tra le tre davanti. Ah, apro parentesi, come vedete la Juve non è in corsa per lo scudetto, chiusa parentesi. I giornalisti sportivi tromboni dovranno loro malgrado calmarsi. Malgrado questo, noi abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. E dato che non voglio, ripeto, pensare rimpianti, non dobbiamo, dobbiamo piuttosto pensare che malgrado tutto, malgrado quello che ci è capitato, noi siamo 3 punti avanti potenzialmente e abbiamo tutto per farci scivolare addosso quello che è successo. Io credo che nessuno tra Milan, Napoli, Inter farà punteggio pieno da qui alla fine, non lo penso. Poi tutto può essere. Però proprio perché credo che qualcuno si lascerà sempre qualcosa in ballo, stiamo tranquilli e concentrati. Col Bologna non c'è storia, dobbiamo andare lì decisi e vincerla. Non me ne frega come, non me ne frega se bene o male, col bel gioco, col brutto gioco, di riffa, di raffa, noi si deve vincere. Domani allo stadio sarò lì e inciterò la squadra. Fatelo, vi prego, mandate il vostro influsso positivo sulla squadra. Abbiamo un'occasione storica come non ci capitava da 10 anni a questa parte. Ne abbiamo ingoiate di tutte, ne abbiamo ingoiate in questi 10 anni. È stata durissima rimanere a tifare, cioè durissima per chi non aveva il tifo nel cuore. A me fa molto ridere quelli che dicono: ah, vabbè, non lo tifo più, ah, se fa quella roba lì, ma come fai? Come dire che non ami più la tua ragazza o il tuo ragazzo o no, non vuoi bene la tua mamma? Cioè, sono quei legami in cui non puoi non tifare. Come si fa a non tifare una squadra che ami? Non la ami? Se non tifi più, allora non l'hai mai amata. Tifate, abbiate fiducia. E ripensiamo che questo trittico del destino, abbiamo portato a casa i nostri punti comunque sia, chiaro. Ah no, anche se dovessimo perdere con Bologna, cosa che non voglio pensare che accada, anche in quel caso avremmo preso quel punticino che ci permette di essere davanti nella classifica avulsa, perché io ripeto, anche con tutti e tre a pari punti saremo davanti. Ciò detto, vi saluto, ci vediamo domani. Ciao!